Non vedo l'ora di affrontare il famoso Donaldo. Ho sentito che è una leggenda vivente. Io invece ho l'impressione che il club Palmentieri stia ancora aspettando il nuovo Edwin. Edwin? Non so chi sia. Sei troppo giovane per ricordarti di lui, ma è stato uno dei più grandi giocatori al mondo. E all'improvviso, un giorno, è semplicemente scomparso. Che vuoi dire con scomparso? Ero solamente un bambino quando successe. Era la finale di Super League. Il club Palmentieri stava perdendo 3-0. Ma poi Edwin segnò 3 gol, portando la squadra al pareggio poco prima della fine della partita. Così finirono ai calci di rigore. L'Azzurro aveva infilato in rete tutti e 5 i tiri senza problemi. Edwin doveva tirare il calcio di rigore decisivo e tenere in vita le speranze del Palmentieri. Tirare questo rigore comporta una responsabilità enorme! Ma sbagliò. Che delusione per il Palmentieri! Alcuni dicono che non resse la tensione. Come se quei 3 gol segnati durante la partita non fossero stati abbastanza. Dopo quella volta, Edwin scomparve per sempre. Da eroe a nullità. Donaldo in un'intervista ha detto che ha intenzione di distruggere i Super Strikers in stile Palmentieri. Che significa? È lo stile aggressivo con cui giocano ogni partita. Sono furiosamente veloci e agili, precisi come felini. Con il giusto approccio, come me con le ragazze. Capito, no? Ma Don dice di essere lui il più grande giocatore mai esistito sui campi della League. Potremmo avere da ridire su questa affermazione. D'accordo, ragazzi. Preparatevi per il primo incontro con il Palmentieri. No, mamina, non sono stato io a mangiare strutel. Cosa c'è? È giunta l'ora di un'amichevole partita dimostrativa sulla spiaggia. Wow! Guarda quanta gente c'è qui! I Super Strikers non avranno scampo. E così credi di essere il nuovo Edwin, eh? Beh, non lo sei. Non osare mai più paragonarmi a quel perdente. Ha abbandonato la sua squadra e i suoi tifosi. Il valore di un giocatore si misura con la sua ultima partita. Ricordatelo quando perderai questa. Lascialo stare, Shakes. Risparmia le forze per la partita. Quest'oggi si disputerà un interessante amichevole, amici. I Super Strikers in spiaggia contro il famigerato Palmentieri. Riusciranno gli Strikers ad adattarsi allo stile degli avversari? La strada incontra la sabbia. Andiamo subito a scoprirlo sul campo. Gli Strikers daranno inizio alle danze. Cool Joe prende possesso della palla. Levati di turno. Non sembra abituato a controllare la palla sulla sabbia. E puntualmente arriva il contrattacco! Super Strikers, prendete appunti! Il Palmentieri è incredibilmente fluido, furioso e anche... impeccabile! I Super Strikers non riescono a tenere il passo! Sembra che stiano mangiando la sabbia! Mi chiedo se di solito mangiano anche l'erba del campo. Twisting Tiger non ha tempo di fare le sue evoluzioni. Meno male che almeno uno dei Super Strikers sembra in gran forma. È come se non riuscissero a trovare il ritmo per fronteggiare la tecnica del Palmentieri. Big Bo rilancia la palla. Difficile danzare sulla sabbia, vero Dancing Rasta? Oh, attenzione ai soliti vecchi trucchi, Shakes! Non è ancora finita, ragazzi. Non potete salvare la partita, ma potete almeno salvare la faccia. Ci vediamo sul vero campo, Shakes. Non ho mai visto nessuno giocare in quel modo. Come faremo a vincere la partita contro di loro?
Abbiamo 3 giorni per prepararci per questo match. Come possiamo eguagliare il gioco del Palmentieri in soli... in 3 giorni, coach? Già, come faremo ad avere una possibilità contro lo stile Palmentieri? Troveremo una soluzione. Ho cercato i migliori impianti sportivi a disposizione qui a Rio. Inizieremo da lì. Nel frattempo, avete la serata libera. Ti stai divertendo? Non riesco proprio a immaginare come faremo a competere contro di loro. Ogni volta che provavamo a fare uno schema, erano troppo veloci. Non ci pensare adesso. È l'ora del divertimento. Ehi! Fermati! Hai bisogno del mio aiuto. Il tuo aiuto? E io ho bisogno del tuo. Per cosa? Devi solo venire con me e io te lo dimostrerò. Ma dove stiamo andando? Ci siamo quasi! Ciao, papà! Sono tornata! L'ultima speranza per il Palmentieri! L'ultima speranza per il Palmentieri! L'ultima speranza per il Palmentieri! Ciao, principessa! Ma è Edwin! Il mio nome è Luisa, e invece lui è mio padre, Edwin. Papà, lui è Shakes, dei Super Strikers. Gli serve il tuo aiuto. Non se ne parla, non posso. Il mondo del calcio la rimpiange, signore. Anche se lei non ci crederà mai. No, stai sprecando il tuo tempo. Dovresti andartene. Ma papà, non puoi startene seduto qui per sempre a guardare e riguardare quel video. Ti chiedo scusa. Abbiamo bisogno che lei ci alleni per la partita contro il Palmentieri. Ci sono 11 ragazzi che hanno bisogno del suo aiuto e siamo tutti pronti a lavorare sodo. Ma lei deve aiutarci a capire lo stile degli avversari. Ok. Ma a 2 condizioni. Lo farà. Prima, voglio totale determinazione. Ci sto. E qual è l'altra condizione? Se non vincerete, nessuno dovrà sapere che ho allenato i Super Strikers. Va a dire ai tuoi compagni di fare le valigie e di prepararsi all'allenamento più duro della loro vita. Wow! Guarda che posto fantastico! È tutto nuovo di zecca. È vero, è quasi bello quanto... Buongiorno, Strikers. Spero che abbiate riposato bene stanotte. Stavamo dicendo che questo posto è fantastico. Hai ragione, non è niente male. Sì. Vero? È forte. Anche a me piace. Purtroppo non faremo allenamento qui. No. No. Perché? E allora dove, coach? Vi allenerete nella foresta amazzonica. Edwin. È lui. Wow. Pazzesco. Non so voi, ma a me mancano i miei pesi. Ma che stiamo facendo? Non credo proprio che qui potremo imparare qualcosa di interessante. Questo è il posto migliore per concentrarci sul nostro obiettivo. Il Palmentieri ha un gioco che si basa sull'istinto e la sopravvivenza. Non c'erano macchinari tecnologici quando giocavo io. Questo è il tipo di posto che riuscirà a mettere alla prova delle capacità che voi tutti neanche immaginate. Qui perfezioneremo le abilità che ci servono per battere il Palmentieri. Qui noi giocatori venivamo a plasmare le 3 più importanti qualità della nostra squadra. Velocità, agilità ed equilibrio. Ok, cominciamo. Mettetevi in fila e ascoltate. Ah, no, caramba, ancora con i piedi nella sabbia. Non è semplice sabbia. Queste sono sabbie mobili. Sì, per migliorare la vostra velocità porterete la palla oltre le sabbie mobili. Per te, dice sul serio? Shakes, tu sarai il primo. Io? Sì, credo proprio che dica sul serio. Ah.
Che storia! Te la stai prendendo troppo comoda! Adesso, passiamo all'agilità. Questo tracciato a ostacoli naturale attraversa tutta la giungla seguendo il percorso del fiume. L'esercizio consiste nell'arrivare da un punto all'altro usando soltanto le rocce e le liane che troverete. Tu, El Matador, sarai il primo nel prossimo esercizio. Io? Devi mantenere l'equilibrio e non perdere la palla su questo tronco galleggiante. Ehi, sì, io ci sono riuscito! Ce l'ho fatta! Oh. Ehi, se chiudete un istante gli occhi, potete anche fare finta di non essere in mezzo alla giungla, ma al contrario in un'oasi verde in paradiso, dove non ci sono creature misteriose che ti strisciano tra le gambe! Benvenuti nella giungla, signori! Qui sopravvive chi è più in forma, chi va più in alto, il più forte, il più veloce, il più resistente! Siete stati tutti bravissimi. Sono fiero di voi. Non è un allenamento facile. A che le serve quella roba? Venga il resto. E voilà! Mi sono camuffato! Chi vuole prendere in giro? Non avrà bisogno di un travestimento, perché vinceremo noi, vedrà. Ah, ma non siete ancora scesi in campo. E non è tutto! Io e Luisa verremo allo stadio per stare al vostro fianco, ragazzi. Giornata di Super League. I tifosi si stanno accalcando per quella che promette di essere... un'altra battaglia di Super League di proporzioni epiche! Andiamo, e gli Strikers non hanno possibilità contro il Palmentieri. Sì, ma Donald è così tanto carino. No, secondo me Shakes è il più carino. Ero sicuro che i Super Strikers se la sarebbero squagliata per la paura di affrontarci. E non dimostrare che non vali quanto Edwin? Non se ne parla. Non capisco bene il tuo messaggio. Diciamo che abbiamo studiato molto dopo il nostro ultimo incontro. Mi dispiace solo che oggi non ci sia dell'altra sabbia da farvi mangiare. Allora, chi vorresti che vincesse? Papà! La squadra migliore. La domanda che tutti si stanno ponendo è: i Super Strikers avranno trovato un modo per competere con il club Palmentieri? Speriamo per loro che non si ripeta quello che è successo durante l'amichevole in spiaggia. Già, sono quasi certo che questa partita non sarà altrettanto amichevole. Nonostante si dica che si siano allenati in segreto per questa partita, i Super Strikers stanno applicando la loro solita strategia di gioco. Ottimo! Efficace fino ad ora. Malissimo. Ma quanto durerà? Passaggio estremo! La palla vola diritta da Shakes! Intervento efficace del Palmentieri! I Super Strikers non riescono a stare al passo degli avversari. La tattica della palla lunga non basterà oggi. Il Palmentieri sta attuando uno sbarramento continuo attraverso lavoro di gambe e passaggi. Adesso basta. Dancing Rasta deve essersi stufato. Beh, Rasta, se hai imparato qualcosa dalla partita sulla spiaggia, è il momento di farne uso.
Pericolo per i Super Strikers! Difesa! Diemene! No! Gol! Donaldo lo ha fatto sembrare un gioco da ragazzi! Ricordate il nostro accordo con Edwin? Forza, allora! Ci vuole totale determinazione! Abbiamo imparato da uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Ricordate gli esercizi nella giungla? Mettiamoli in pratica nello stile dei Super Strikers con il cuore! Super Strikers! Vediamo se questo secondo tentativo del capitano avrà più successo del primo. Di sicuro Cool Joe sta migliorando il ritmo. Cool Joe passa a Twisting Tiger. Oh, adesso sembra che il palmentieri sia stato cementato al campo. Nel frattempo Cool Joe si è liberato del suo avversario. Shakes ha il controllo della palla, sta per tirare dritto. No, invece la piazza nel 7. Gol! Che gol da parte dei Super Strikers. Sembra di guardare un'altra squadra adesso. Secondo te, se perdiamo, tornerà a starsene seduto sul suo divano? Scusa, chi ha detto che perderemo? Cari signori, sarebbe davvero un peccato non potervi rivedere mai più. Perché in caso perdeste, dovrei dirvi addio. Complimenti, state giocando tutti molto bene e siete tra i migliori giocatori con cui abbia mai lavorato. Ho molto apprezzato il tempo passato insieme. Vi ringrazio per aver creduto in me. Sarò orgoglioso di voi sia che vinciate o che perdiate. Vogliamo dirgli addio? Edwin, al tre! Uno, due, tre! Edwin! I tre punti in palio ce li meritiamo noi di Strikaland. Non credo proprio. Dimostrerò a tutto il mondo perché sono migliore di Edwin. I giovani attaccanti si stanno scambiando qualche parola. Che darei per sapere che cosa si sono detti? Il palmentieri sta dominando questo secondo tempo. Ad ogni modo, i Super Strikers non si danno per vinti. Donaldo, ci sta andando giù pesante. Qualcosa mi dice che gli Strikers abbiano ritrovato il loro ritmo. Ah, il Matador! Oh, è ora di segnare. Va pure con calma, il Matador. Già, il tempo scorre. Che forza! Meraviglioso! Ora la domanda è, riuscirà il palmentieri a mantenere il pareggio? Le carte in tavola sono cambiate! Cool Joe si è smarcato e Shakes sta cercando di trovare spazio! Sappie mobili! Devo essere pronto per il cross di Cool Joe! Questo è per te, Edwin! Gol della giovane star dei Super Strikers! Mac, che fai? Dormi? Gli Strikers vincono la partita. I punti ritornano qui allo Strikaland. Oh, sì, fratello! Shakes, questa vittoria è tua. Sei stato tu a trovare Edwin e a convincerlo ad aiutare la nostra squadra e di conseguenza anche se stesso. Ben fatto, amico. Super Strikers, sì! Un momento! Questo è Edwin! Ehi, c'è Edwin! È tornato! Lei è Edwin? Sì, certo, è lui! Hai visto, papà? Nessuno si ricorda di quel rigore sbagliato! Giuro che mi riprenderò i nostri tre punti la prossima volta. Ehi, Donny! Qualcuno potrebbe aiutarti. Ci vuole una vita per diventare una leggenda, amico. Oh, devo andare ora. Ho qualcosa da festeggiare con un certo Edwin. Lo conosci per caso? Rasta, hai letto questo? Edwin ritorna per aiutare i Super Strikers. E credo che anche noi abbiamo aiutato lui. Sei stato bravo, davvero bravo.
fiducia! Onore e fiducia! Onore e fiducia! Onore e fiducia! Qualcuno ha disonorato la Nakama e il suo credo! Eh? No! No! E la prima fase della nostra vendetta si realizzerà tra poco tempo! Allo Strikerland! Sarà bello affrontare la tua vecchia squadra, non è vero, Tiger? Sì! I giocatori della Nakama sono fortissimi, ma prima dobbiamo battere il Colossus. Tu sai molte cose della Nakama, no? Sì, non vedo l'ora di riabbracciare Miko Chen. È uno dei miei migliori amici. Ah, allora tu puoi rivelarci qualche segreto della Nakama. I Super Strikers vinceranno perché sono i migliori sul campo. Ci puoi scommettere, amico. Continua pure a spazzolarti i capelli. È ora di giocare. Uno, due, tre... Super Strikers! Giornata di partita allo Strikerland. Il Colossus è determinato ad aggiudicarsi qualche punto in classifica. Ma dovrà impegnarsi parecchio per battere i Super Strikers in casa. Dancing Rasta intercetta la palla. Si guarda attorno. Twisting Tiger? È sempre un'ottima opzione. Vediamo se riuscite a fermare questo. Non ho mai visto sottrarre la palla a Twisting Tiger così facilmente. Forza, Tiger, facci vedere che sai fare. Oh. Twisting Tiger oggi sembra spaesato in campo. I giocatori del Colossus riescono a bloccare ogni sua mossa. Grande, Bo! Bella azione da parte dei rossi! Twisting Tiger potrebbe girare la partita a favore dei Super Strikers! È sempre pieno di sorprese! Che azione di Twisting Tiger! Ma non è sufficiente per avere il controllo assoluto! Forse comincia a sentire la pressione di dover affrontare la sua vecchia squadra? Ma ora c'è un'intera partita da giocare! Deve assolutamente capire come aggirare questa difesa! Il tempo è quasi scaduto! Forza, infilate il pallone in quella rete al più presto! Rasta passa a Twisting Tiger! Avrà qualche altra mossa in serbo per superare la difesa? Adattati, Tiger! Fa qualcosa che non si aspettano! Twisting Tiger! Buca letteralmente la difesa! Shakes intercetta e... Buongiorno! Bellissimo gol di Shakes sul fischio dell'arbitro! I Super Strikers vincono! Ehi, Twisting Tiger! Non devi preoccuparti. Sembrava quasi che conoscessero le mie mosse. Andiamo! È solo una tua impressione, dai! Ehi! Quando incontri Oragiri, ringrazialo per il video dei tuoi allenamenti che ci ha dato. Cosa? Non che ci sia servito a molto. Ecco come ha fatto il Colossus a studiare le tue azioni. Il DVD degli allenamenti. Ma io non ho mai visto quel DVD. Eh? Oragiri. Tutto bene? No. Oragiri è il mio ex allenatore. Solo lui poteva farmi questo. Ma perché? Crede che sia disonorevole per un giocatore lasciare la Nakama. Questa è la sua vendetta. Quindi, cosa ci succederà quando giocheremo contro di loro? Ancora non lo so, ma niente di buono. Beh, se vuoi allenarti a delle tecniche nuove, io sono pronto ad aiutarti. Questo è il motivo per cui è bello giocare nei Super Strikers. Ti ringrazio, sei un amico. Figurati. Dei Super Strikers contro il Colossus. A esclusione degli ultimi minuti, Twisting Tiger ha giocato una pessima partita. Fase 1 completata. Ora è il momento della fase 2. Onore e fiducia! Onore e fiducia! Noi siamo stati traditi da un nostro ex compagno. Oh, yeah!
Miko, mi dispiace tanto, ma le mie fonti mi informano che il nostro vecchio collega Twisting Tiger ha raccontato ai Super Strikers del tuo malaugurato infortunio. Twisting Tiger non mi tradirebbe mai, mi creda. Ha tradito tutti noi! Ma, maestro, lui è come un fratello per me. Sì, ma fin dove è disposto ad arrivare un uomo pur di vincere? Che la Nakama ha fatto un DVD con le tue tecniche, ci puoi rivelare i loro segreti, no? No! I giocatori della Nakama sono bravi ragazzi. Non li tradirò solo perché ora Giri ha fatto quel DVD. La Nakama arriverà qui in città questa sera. Domani mattina dobbiamo essere alla loro conferenza stampa. Poi, nel pomeriggio, giocheremo. Shakes? Sì? Puoi fermarti con me più tardi? Assolutamente sì. Se il Colossus è riuscito a mettermi sotto pressione, la Nakama conoscerà sicuramente tutte le tue tecniche. Ho visto un programma sul canale Wildlife. Parlava di come le tigri cacciano le loro prede. Potrebbe funzionare. La tigre accerchia la preda, la intrappola e poi la attacca! Adesso mi sento davvero una tigre. Grazie per il tuo aiuto. Tiger? Eh? Ti chiamano Twisting perché ballavi in campo? Appena sono entrato nella Nakama, giocammo contro il Colossus. Mi misi a correre per intercettare un cross pericoloso. Sia io che il mio compagno Miko finimmo a terra. Entrambi infortunati. Lui si fece male a un piede, io al braccio. Diventammo come fratelli. Per molto tempo fui costretto a fasciarmi il braccio durante le partite. Così iniziai a girare su me stesso per proteggere il braccio, come se stessi ballando. I difensori non riuscivano a starmi dietro e presto diventai un giocatore famoso. Per favore, non dire a nessuno il motivo per cui indosso queste fasce, ok? Certo, il tuo compagno di squadra è guarito. Sì, sta bene adesso. Sono contento. E chi era? Alleniamoci ancora, ok? Signore e signori, benvenuti. Ho il piacere di presentarvi la squadra più disciplinata e, aggiungo, più talentuosa di tutta la Super League. La Nakama FC. Wow. Non preoccupatevi. Ma certo, stiamo calmi. Aspettavamo con ansia questa partita. Ci auguriamo che vinca la squadra migliore. È bello ritrovarti, amico mio. Anche se siamo avversari, non vedo l'ora di condividere il campo con te ancora una volta. Miko? Io non capisco. Ricorda, i miei giocatori non parlano con i traditori, Tiger. Traditori? Di che cosa sta parlando? Tu hai rivelato ai Super Strikers i segreti più profondi della Nakama. Questo è imperdonabile. Twisting Tiger non farebbe mai una cosa del genere. Io lo so, e anche tu lo sai. Ma i giocatori della Nakama no, e ora vogliono vendicarsi con lui. Oh no, questo è un bel guaio. Devo assolutamente trovare quel DVD e provare che Twisting Tiger è innocente e che quell'Oragiri è un pazzo, giusto? Uh-huh. Spenza PI è al tuo completo servizio. Da dove mi consigli di cominciare? Puoi cominciare dai posti che frequentano i giocatori del Colossus. Giornata di partita allo Strikerland. Oggi assisteremo a una grande battaglia tra due pesi massimi della Super League. Prima, durante la conferenza stampa, si riusciva a percepire la tensione nell'aria. Credo fosse solo un po' di nervosismo, niente di serio. Non ci scommetterei, Mac. I vecchi compagni di squadra non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Ora, hai intenzione di costruirti una casetta qui allo Strikerland?
ora assistiamo alla parte amichevole dell'incontro, in cui tradizionalmente i giocatori della Nakama si inchinano di fronte ai loro avversari. Beh, Mac, credo sia il caso di dire... che questa si chiama tensione! Penso che per Twisting Tiger si prospettino tempi duri contro i suoi ex compagni di squadra. Che c'è? La Nakama fa pressing sui centrocampisti dei Super Strikers! Nonostante la tensione tra le due squadre, la Nakama sta usando un ottimo fair play. Miko Chen porta a spasso la difesa! Sì, è veloce come un fulmine! Uscita rischiosa da parte di Big Bo, ma ostacola il suo avversario. Il tiro è alto, la manda oltre la rete e il punteggio rimane fermo sullo 0-0 per il momento. Chissà dove è passato il Colossus quando è stato qui. Avranno pur mangiato. Big Bo non perde tempo e rinvia la palla a centrocampo. North Shaw temporeggia per far posizionare i compagni. Twisting Tiger è libero. Faccia a faccia con i suoi ex compagni. Oh, c'è mancato poco. I Super Strikers avanzano velocemente con la palla. Parata! I Super Strikers hanno sprecato un'occasione per passare in vantaggio. Anche se li hanno fermati, l'allenatore della Nakama non sembra molto contento. Devo trovare quel DVD prima che la Nakama metta in difficoltà Tiger. Ma certo! Un bravo detective ritorna sempre sulla scena del crimine. Lo Strikerland! Oh, devo andare lì e in fretta! Oh... Ok, ora posso andare in fretta. La Nakama sta giocando come se fosse un passo indietro rispetto a Twisting Tiger. Twisting Tiger che sta sfoggiando nuove tecniche per i suoi ex compagni di squadra. Fermatelo! Twisting Tiger viene intrappolato da due difensori e inevitabilmente finisce la sua corsa sull'erba. Sembra sconvolto, Mac. Non sono proprio sicuro che... che fosse una collisione accidentale? Perché tratti così Twisting Tiger? Era il tuo miglior amico, o sbaglio? No, un vero amico non avrebbe raccontato i segreti della Nakama a voi Strikers. È senza onore e non merita fiducia. Cosa? Guarda che stai commettendo un grave errore! Sembra che la Nakama abbia cambiato atteggiamento. Si stanno decisamente accanendo contro Twisting Tiger. Sono d'accordo, Mac. Miko Chen controlla la palla. Prepara l'azione. Tira in porta. Gol! Che spettacolo! La Nakama segna per prima. Parte il cross di Cool Joe per Shakes. La Nakama non rende le cose facili ai rossi a centrocampo. Da nessuna parte se è per questo. Ed ecco la Nakama di nuovo in attacco. Sono sotto di un punto. I Super Strikers dovranno darsi molto da fare nel secondo tempo. Se Twisting Tiger non si decide a giocare meglio, potrebbe essere sostituito. Lo stanno letteralmente distruggendo. Miko, eh? La Nakama non sta giocando con onore. Non è più la squadra per cui giocavo io. Sicuro di riuscire a giocare? Quell'ora Giri ha fatto il lavaggio del cervello ai suoi giocatori. Per me è un po' svitato. E ha mandato tutti fuori di testa. Io sto bene, coach. Purtroppo ti hanno preso di mira. Devi stare attento a non farti male, se no rischi di saltare la prossima partita. Ce la posso fare. Sono pronto a vincere, coach.
Quanti sacrifici devo fare per il mio lavoro? Carissimi Colossus, qui c'è tutto quello di cui avete bisogno per conoscere la tecnica di Twisting Tiger. Saluti, Oragiri! Shake! È il Matador! Spenza! È il Matador! Andiamo! Tu vieni con me! Bueno, la questione è sistemata. Esatto. Mettiamocela tutta. Possiamo ancora vincere. Super Strikers! La Nakama ha aperto lo schieramento. Puoi dirlo forte. È tornata la squadra che conoscevamo. Sembra che Miko Chen sia sinceramente preoccupato per il suo ex compagno. Va tutto bene, fratello? Sì, sto bene. Ma perché hai cambiato atteggiamento? Il mio cuore non è mai cambiato. E il Matador ha aiutato me e la Nakama a far luce sull'accaduto. E il Matador? Non riesco a capire. Non so di che cosa stessero parlando laggiù, ma a quanto pare le sorti di questa partita saranno decise dalla bravura e non dalle schermaglie. Wow! Che salvataggio di Big Bo! Che formidabile tiro di Miko Chen! Sono tornati a giocare un calcio spettacolare, Mac! Mancano solo 30 secondi alla fine della partita! Chissà se Tiger ha qualche sorpresa in serbo per i suoi ex compagni! Twisting Tiger non sta piroettando come suo solito! Sakuraba è intrappolato nell'occhio della tigre! Goal! Incredibile! I Super Strikers pareggiano! A soli pochi secondi dalla fine! Wow! Che bel modo di finire una partita! E che partita emozionante! L'incontro è ufficialmente finito in pareggio, ma per me è come se entrambe le squadre avessero vinto. Mi dispiace di aver dubitato di te. Ora sappiamo che sei rimasto fedele alla tradizione della Nakama. Giocare nei Super Strikers non significa aver disonorato il passato. Per me è come un nuovo inizio. Ah, tutto merito mio, no? Miko Chen! Sta lontano da quel traditore che ha disonorato noi tutti! Non ha onore e non merita fiducia! Onore e fiducia? Lei non può più parlarmi di onore e fiducia. E non è che per caso ha intenzione di fare un DVD anche dei miei allenamenti in futuro, nel caso dovessi lasciare la Nakama? Quello! Quello era solo uno scherzo tra l'allenatore e un suo ex giocatore. Stavo solo cercando di... spingerlo a creare nuove tecniche. Sì, nuove tecniche! Guardate! Cos'è quello? L'ho detto io che era svitato. Senti, Twisting Tiger, perché non ritorni a casa, nella Nakama? Questa è casa mia, ora.